Poi guarda come sali le scale, sarà la tensione. Però sembra che è per la prima volta che metti i tacchi, guarda. Ma io non so che piano, piano con le scale. Vedi, guarda che coscia, vedi, no? Vedi la. Oh, è scattata la coscia, capito? Io poi sono stato molto discreto, non ho fatto zoomate vicine. No, no. No. Vedi? Si prepara, è molto sicura. Poi canta da sola, ecco. Andiamo a vedere nel dettaglio, diciamo così. No, va bene, è finita. No, è zoomata, vedi? Vedi come si prepara? No, perché anche la Garra si prepara prima, fa tutti a bibbo babbi bibbe. No, la R che scivola, infatti è scivolata. No, quando piove poi con la R è un disastro, te l'ho già detto, faccio rare riroru. E poi entra in scena. Buonasera. Ma tu fai bimbo ba, Raffaella. Ora basta. Voi non potete immaginare le guardie del corpo che c'erano per poter fare questa ripresa, abbiamo faticato tantissimo, sai? E ovviamente la Garra e Iapino assistono alle prove. E dov'è la tua telecamera? Non posso dirtelo perché sennò poi, vedi, lui fa delle prove poi così, per la voce. Un ragazzo normale sembra poi, no? Ma è un ragazzo normale, lo sapevo quando l'avessi detto. Lui entra per le prove. Come si veste? Il pigiama? In tuta. Adesso io vorrei farvi vedere le espressioni differenti di Iapino e la Garra. La Garra balla, questa ha tipo la tarantola, vedi, una cosa... E Iapino invece dall'altra parte è un po' pensieroso. Quasi distaccato, direi, ecco, io, vedete, Iapino è disperato proprio, dice ma che sta di questa, mentre lei, capito, fa, capito, tecca tacca e ancheggia, vedi come bacina, e lui praticamente è proprio disperato, espressione, non so se è perché tu, mamma mia quante me ne dice quando vai non dal filmato, no, perché non ho capito se lui è pensieroso, perché tu balli, cioè, capito, perché ti ha visto ballare. Sta guardando, siccome poi lo deve riprendere, guarda i movimenti che fanno. Ecco, poi, ma tu cosa sei andato a dire? Se potevi conoscerlo? A chi, a Sergio? No, a Eminem. Che ecco, questo. Gli vado a domandare posso conoscere. E secondo me sì, vedi, avevi paura. Questo è stato l'incontro al vertice, perché voi dovete sapere, sì, che c'era un fax nel quale si diceva che la Garra non poteva incontrare Eminem. Lo so, un fax. Lei chiede una parola sola, te la posso dire una parola e poi basta, sto zitta tutta la sera? Poi prega, lo implora, e questo è stato implorante. Ma queste riprese sono veramente rubate. Lo so. Vedi, lei implora. E alla fine lui la saluta e dice guarda, lascia perdere, ti ho detto che non ti parlo e me ne vado via. Tu conduci e io me ne torno a casa, ciao. E infatti poi in realtà non... Vabbè, io sono contrario.